Il rinomato fiume Olona con la sua valle. L'abitato di Lozza, vicino Varese. Il paese di Vedano Olona da Lozza, presso Varese. Cari amici, eccoci in Valle Olona, oggi è il 25 maggio 2013, siamo qua in Valle Olona, è venuto un po' di sole tra le nuvole, adesso siamo scesi giù da Varese, Lozza, ed eccoci qua nella Valle Olona, bellissima valle, rinomata, adesso andiamo a vedere Vedano Olona. Gennaro Gelmini, Vedano Olona, andiamo a vedere. Un sentiero si diparte per andare verso l'abitato di Vedano Olona. C'è il fiume da attraversare, il fiume Olona. Però fa niente, ci bagneremo le scarpe e lo passeremo lo stesso. Ho attraversato a piedi nudi il fiume Olona, piccolo trucco di quando facevo l'operaio, sempre attraversando a piedi nudi l'Olona. Oggi 25 maggio 2013, Gennaro Gelmini, andiamo a Vedano Olona senza bagnarci le scarpe. Sono già passato prima, per farvi vedere non era così problematico. Bastava non bagnarsi le scarpe, tanto meglio. L'acqua è gelida, ma sono abituato perché nella vita sono stato abituato per tutto, di tutto. Ci andavo a lavorare a volte passando l'Olona perché mancava il ponte. I guadi erano una cosa più che normale per me. Adesso era un bel po' che non ci venivo. Si sente l'acqua pulita, l'acqua è pulita, meno male. Si sente quella temperatura, quella freschezza dell'Olona a tocchi e mi ricorda gli anni addietro, tanti anni fa, quando ero ragazzo. 25 maggio 2013, Gennaro Gelmini, continuiamo verso Vedano Olona. È una faticaccia, eh? Però ce la facciamo lo stesso. La mamma si lamenterà se torniamo tardi. Però gli telefoniamo, tanto ho il telefono dietro, qua dovrebbe funzionare. Guardate, vi faccio vedere, ancora un po' ci saremo. Almeno, io non ho mai fatto questo sentiero, però dovrebbe funzionare, dovremmo arrivare, speriamo, a breve. Sto seguendo il sentiero del metanodotto per andare verso Vedano Olona, poco sopra il fiume Olona, sopra una collina, sopra la Valle Olona. Sto seguendo il sentiero verso Vedano Olona ed è ritornato il sole. Ieri c'era la luce fino a tardi, le nuvole, la luce,
belle giornate comunque, un po' piove, mi sono portato un ombrello, però adesso c'è di nuovo il sole. 25 maggio 2013, Gennaro Giannini, andiamo ancora verso Vedano Lona, c'è un sentiero che non ho mai fatto in vita mia, però un bel sentiero. Un ramo di un albero crollato fa come una porta, rende come la curva di un ponte in senatura, come un arco a cui passiamo sotto una sola volta. Bei fiorellini, luogo bellissimo, è tornato il sole e pensate che ore sono? Le 7, le 19.40 del 25 maggio 2013, come sempre a Gennaro Giannini, ci addentriamo ancora di più in questo sentiero poco frequentato, poco percorso. Nel fitto del bosco. Ecco, al di là della Valle Olona, sopra le colline, siamo arrivati proprio adesso all'inizio di Vedano Lona. Ed ecco che siamo arrivati a Vedano Lona, al monumento dei caduti. Chi conosce questo posto saprà benissimo dove siamo. Gennaro Giannini, 25 maggio 2013. Luogo molto bello, luogo pieno di verde, Vedano Lona, qui vicino appunto alla Valle Olona, valle che ormai conoscerete, ma anch'io abito nella città di Varese, ma a solamente 500 metri dal fiume Olona, e quindi siamo sempre in questa zona, non è lontano da casa mia, era giusto che venissi. Vi ho fatto vedere, vedete, sono a Vedano Lona, sono in Valle Olona. Un po' di traffico perché è l'orario di punta, però è un bel posto tranquillo. Che cosa volete? Bello, bello. Bel luogo. Faccio un po' vedere allora questi giardini. Bel luogo, pieno di verde. Qui abbiamo un po' il parco comunale, va bene, la statua da più vicino, ecco, monumento ai caduti, va bene. Va bene, onore e pace a loro per sempre. Da Vedano Lona, 25 maggio 2013, qui al monumento è stato lasciato un fiorellino sopra la panchina. Qualcuno si è portato dietro la vernice fresca dove avevano appena verniciato. Tracce. A fianco alla ferrovia, deliziosi fiori.
spontanei. La Valle Olona.